11 settembre. Ripartire oggi ha indubbiamente un significato tutto particolare. Nel giorno della più grande menzogna che sia mai stata raccontata all'intera umanità per giustificare delle vere e proprie guerre di aggressione, proibite peraltro dal diritto internazionale, condotte dagli Stati Uniti, o per limitare la libertà dei cittadini, o ancora per adottare delle misure di repressione, parlare di politica estera o parlare di politica italiana ha un sapore veramente molto, molto amaro. È il sapore amaro della falsità, della manipolazione, che ci costringe in uno stato di schiavitù tanto più opprimente quanto più non ci rendiamo conto di essere in prigionia. Come potrà mai una persona lottare per potersi liberare se non si rende conto, se non ha gli strumenti per capire che è in uno stato di schiavitù? Nella migliore delle ipotesi, oggi le persone possono capire che c'è qualcosa che non torna, possono capire di essere schiavi delle tasse da pagare, tasse che vanno ad ingrassare il ventre viscido delle banche, delle grandi istituzioni finanziarie internazionali, delle multinazionali, quando non a finanziare addirittura direttamente il terrorismo, come stiamo facendo, o meglio come sta facendo anche l'Italia ora in Siria. Ma andiamo per gradi, senza paura, con coraggio. Jess Ventura, l'autore di questo libro, ex Navy SEAL ed ex governatore del Minnesota, racconta in quel libro che alla fine dell'aprile 2001, poco più di 4 mesi prima dell'11 settembre, si è scoperto incredibilmente che l'esercito americano aveva pianificato un finto attacco terroristico contro i suoi stessi cittadini. 4 mesi prima. Nel libro si trova anche un memorandum per il segretario della difesa e per il capo delle operazioni militari, avente per oggetto la giustificazione per l'intervento militare degli Stati Uniti a Cuba nei lontani anni 60. Vengono elencati dettagliatamente tutti i pretesti utili che possono giustificare un intervento militare, attraverso una vera e propria pianificazione e una concentrazione di una serie di incidenti, così le definisce il documento originale, che andranno a combinarsi con altri eventi, in apparenza non collegati ovviamente fra di loro, allo scopo di camuffare l'obiettivo ultimo e creare la necessaria impressione della pericolosità e responsabilità su larga scala del nemico. Nel libro di Ventura è pubblicato anche un memorandum originariamente top secret, nel quale si legge nero su bianco che, virgolettato, il risultato voluto dalla realizzazione di questo piano sarà quello di mettere gli USA nell'apparente posizione di poter giustamente diffondere l'idea nella comunità internazionale della minaccia portata dal paese nemico. A parole attualissime, direi. Dal 62 ad oggi le istruzioni sono state seguite alla perfezione. Nei documenti riportati da Ventura si legge che le menti del male auspicavano che alla base di un intervento militare ci fosse una provocazione e suggerivano anche come agire per metterla in atto. Virgolettato. Si potrebbe suscitare la reazione di quel governo con un piano segreto e fraudolento. E inoltre, andrebbero promosse azioni aggressive e ingannevoli per convincere il nemico di un'imminente invasione. Nell'appendice dello stesso memorandum c'è poi la lista di interventi utili e necessari per decidere un attacco che possa essere credibile per la comunità internazionale. Si va dalla disinformazione, la diffusione di voci, all'azione di alleati nel paese nemico affinché si insceni un attacco, dal provocare disordini, quindi destabilizzazione, all'organizzare un attentato con relative cerimonie funebri. In particolare ci sono 2 proposte che non lasciano spazio a dubbi o complottismi di sorta. Far esplodere una nave americana e dare la colpa al nemico che si vuole aggredire,
Far esplodere un proprio mezzo senza equipaggio umano in territorio nemico e attribuire la responsabilità al governo che si intende attaccare, avendo l'accuratezza di pubblicare anche la triste, tragica e drammatica lista delle inesistenti vittime sui giornali statunitensi, in modo da sollevare, virgolettato, un'utile ondata di sdegno nella nazione. Quindi si pianifica tutta la perfezione, anche la drammaticità delle morti inesistenti. E se non bastasse, il documento del segretato invita a sviluppare una campagna terroristica. Ed è una vera e propria invasione terroristica quella che viene condotta contro il popolo siriano in questo periodo, con mercenari e greggi di sicari che arrivano da vari e disparati paesi del mondo, ma finanziati da chi da decenni programma e conduce guerre o invasioni mascherate da difesa dei diritti umani. Parole che oramai sembrano una vera e propria bestemmia nella bocca di quei governanti che sono abituati ad esportare la democrazia per ubbidire alle lobby o per garantire la propria leadership nazionale, una democrazia a suon di bombe, bombardamenti e armi proibite. Una non dichiarata superiorità della civiltà o della razza statunitense occidentale, che ha tutta la puzza, ha tutto il fetore dei peggiori crimini contro l'umanità. E a scanso di equivoci parlo degli Stati Uniti. Se tutto ciò vi sembra troppo teorico e distante dalla realtà, vi invito ad aprire gli occhi. Norman Podoretz, firmatario del Project for a New American Century, conosciuto come PNAC, nel numero di settembre del 2000 della sua rivista Commentary, scrisse che i regimi che meritano abbondantemente di essere rovesciati e sostituiti non si limitano ai tre membri identificati dall'asse del male, Iran, Iraq e Corea del Nord. L'asse dovrebbe essere esteso almeno in Siria, in Libano e alla Libia, ma anche ad amici dell'America, quale la famiglia reale saudita, si tenga informata, e l'Egitto di Mubarak. Beh, l'Iraq fu uno dei primi obiettivi con la costruzione artificiale delle presunte armi chimiche di Saddam, mai trovate. Lo stesso Scott Ritter, esperto statunitense inviato come ispettore dell'ONU in Iraq per verificare la presenza di queste armi chimiche, dichiarò che non ce n'era traccia, sbugiardando letteralmente i dossier costruiti artificialmente dalla CIA statunitense per provare il contrario e per poter giustificare un vero e proprio bombardamento, un'invasione di un paese sovrano. In seguito, l'abbiamo visto, l'Egitto di Mubarak è stato rovesciato, proprio come la Libia, e gli effetti di questo rovesciamento ce li abbiamo sotto gli occhi, con una sorta di guerra civile, più o meno strisciante, che sta insanguinando entrambi i paesi. Ed ora? Ora è il turno della Siria, proprio come previsto nel 2002 dal co-redattore del progetto per un nuovo secolo americano, PNAC. Quindi menzogne, mistificazione, manipolazione, per indurre l'opinione pubblica a credere ciò che maggiormente serve agli interessi dei guerrafondai. Menzogne e manipolazione, menzogne e distrazione di massa all'estero, ma anche in Italia. E veniamo a noi. Da mesi si parla di Berlusconi, della sua condanna, dell'autorizzazione a procedere, mentre il governo degli opposti non fa nulla di energico e decisivo per un paese che sta morendo. E il valzer dei cade, non cade, lo faremo cadere, il governo deve tenere, e quanto di più insulso e offensivo ci sia per il buon senso e nei confronti dei cittadini italiani. Chi se ne frega se il governo cade? Qual è il dramma? Il Belgio, dopo le elezioni del 2010, è rimasto la bellezza di 541 giorni senza governo e non mi pare ci sia stato un'ecatombe o un dramma di chissà quale portata. Se poi mi si viene a dire che i mercati massacrerebbero l'Italia, ovvio, ma non mi pare che adesso si stia bene, non mi pare che sinora si siano mai risparmiati. E soprattutto,
indipendentemente dall'azione dei mercati, rispetto alle decisioni e alle imposizioni che sono arrivate dall'estero, beh, non mi pare proprio che l'Italia possa dirsi un paese sano, che regge, che è in salute. Stiamo forse bene? Andiamolo a chiedere ai nostri pensionati, andiamolo a chiedere ai nostri operai, andiamolo a chiedere ai nostri imprenditori, andiamolo a chiedere ai milioni e milioni di disoccupati. Stanno bene? E allora al diavolo i ricatti psicologici e le menzogne di un sistema che ci intrappola. Se capiamo che dobbiamo liberarci innanzitutto dalla dipendenza patologica, dalle menzogne di questo sistema, avremo già spezzato le catene che ci tengono in schiavitù. E beh, per finire, ancora una piccola chicca. Dovete sapere che il governo italiano ha promosso, lo potete verificare fra l'altro sullo stesso sito ufficiale, ha promosso una campagna intitolata Partecipiamo, una vera e propria consultazione aperta relativa alle riforme costituzionali sviluppate in tre fasi diverse. Ebbene, curiosando qua e là, ho voluto vedere che tipo di garanzia ci fosse rispetto all'applicazione di ciò che veniva espresso dai cittadini che partecipano a questa consultazione aperta. E beh, lì c'è stato un pochino da ridere, perché il comitato scientifico che è incaricato di verificare la correttezza è composto, fra l'altro, da un certo Profumo, dal direttore dell'Istat, più una fondazione Ahref. Ebbene, in questa fondazione Aref sono andata a vedere chi è il comitato scientifico, ovvero chi è che dà le garanzie. Ebbene, pensate, ben due nomi su tre fanno parte del Council on Foreign Relationship, CFR statunitense, tanto per intenderci, quello che è, come dire, lo zampino tutto dal controllo dell'appartenenza di tutti i candidati alle presidenziali statunitensi, anche quelli che non gareggiano sino all'ultimo, per poi passare anche a chi si candida o si ricandida primo ministro in Italia, come fu il caso di un Monti che diceva non si sarebbe mai ripresentato e che invece, appunto, dopo averlo dichiarato al CFR statunitense, ci siamo ritrovati in lizza per le elezioni per primo ministro. Ebbene, questo, così intimamente collegato al Council on Foreign Relations degli Stati Uniti, è uno degli organi di garanzia del risultato della partecipazione diretta dei cittadini a questa prima consultazione promossa dal governo italiano. Non c'è che dire, quando il padrone chiama, l'Italia risponde.